Pompieropoli a Termoli, seconda edizione, ma questa manifestazione si svolge già da qualche altro tempo in altri luoghi. Sì, dal 2008 che si fanno queste manifestazioni in tutta Italia. È un'organizzazione fatta fra l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Vigili del Fuoco Nazionali, quindi si fa in tantissime città, serve per proporre un percorso di giochi ludico per i bambini, i ragazzi, e nel frattempo gli si danno anche delle indicazioni su quelli che possono essere i pericoli in casa e come affrontarli, visto che qualche volta questi ragazzi e bambini restano da soli, gli si dà delle piccole informazioni. Stiamo parlando con Aldo Ciccone, ex capo di staccamento della compagnia di Termoli, oggi in pensione, però che fa parte del gruppo di vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco qui di Campobasso. Le nostre sono organizzate a livello provinciale. Beh, diciamo che voi come corpo siete sempre un corpo amato soprattutto dai bambini. Sì, questa è un'occasione buona per far avvicinare ancora di più. Sì, ma ci divertiamo anche noi, quindi. Ed è anche a completamento di un discorso che avete seguito nelle scuole, è stato fatto una formazione in tantissimi, quasi in tutte le scuole elementari, le quinte elementari e le terze medie di Termoli, e abbiamo avuto anche altre classi delle seconde e le terze elementari, quindi è stato fatto un percorso e incontrati circa 800 alunni. E colgo anche l'occasione per ringraziare tutti che mi hanno dato una mano, quindi tutti quanti i dirigenti scolastici che sono stati eccezionali, soprattutto quello con cui abbiamo collaborato, la nostra carissima Chimisso, Maria Maddalena Chimisso, e il professor Francesco Cobalto, con cui abbiamo condiviso questa iniziativa di disegni di Iacovitti legati alla sicurezza. Diciamo che nel gioco però si può anche imparare, come dicevi tu, anche a osservare delle regole basilari, anche per evitare piccoli ma a volte anche grandi incidenti domestici. Sì, è quello che facciamo, cerchiamo di dare ai bambini anche nelle visite che effettuano nelle nostre caserme, diamo delle piccole indicazioni in base all'età. È un programma che è stato conciliato anche con il Ministero dell'Istruzione, quindi in base all'età diamo delle informazioni che possono essere sempre utili, certamente. Per fortuna è capitata anche una giornata splendida, dopo quello che abbiamo passato nei giorni scorsi, si temeva magari che potesse saltare tutto, invece alla fine siamo qua. E infatti, ma a noi ci dispiaceva più per i bambini, perché aspettavano questo momento e sentivo che spesso mi chiedevano ma quando si farà Pompieropoli, quindi ci dispiaceva più per quello che per noi. Ma c'è qualcuno dei più grandicelli che ha espresso a voi il desiderio di voler diventare vicino? Sì, tantissimi, sì, sono in tanti. Speriamo di portare comunque qualcosa di positivo per i ragazzi e i bambini. Il fascino dei pompieri non tramonta mai. Sì, poi vedete abbiamo tanti mezzi qui che abbiamo portato, quindi c'è l'autoscala, ci sono i mezzi che possono fare le foto, visitare, quindi sono contentissimo. Tra l'altro i mezzi dei pompieri sono i primi giocattoli che vengono regalati ai bambini, la scala, quella è che... È vero. Dai. Siamo molto contenti di questa giornata. Pompieropoli, seconda edizione, non, come dice il proverbio, non c'è due senza tre. Sì, voglio ringraziare anche l'assessore Michele Barile, che è sempre stato disponibilissimo, chiaramente col patrocinio del Comune, che è indispensabile per fare queste iniziative.